27 ottobre 2013, qui a Ostia, stiamo a Roma, per Libre TV Gianni Colacione, incontriamo a un gazebo dell'associazione Mare Libero. Siamo davanti al pontile a Piazza della Venati, incontriamo Paolo Izzo, segretario dell'associazione Radicali Roma. Buongiorno a voi, sì, siamo qua di nuovo a rinnovare la richiesta di una breccia di Ostia. Siamo appoggiati allo stand dell'associazione Mare Libero di Franco Giacomelli, che è il radicale storico, quindi è con noi di Radicali Roma, perché appunto abbiamo chiesto l'autorizzazione di uno stand per una mostra fotografica, non per una cosa politica, però ovviamente noi continuiamo, rinnoviamo la nostra proposta anche qua, anche perché la mostra fotografica allestita da Franco e da noi è su tutti i punti del mare in cui stanno succedendo ulteriori chiusure, abusi, e insomma ci sono momenti in cui si approfittano dell'assenza delle istituzioni o comunque della latitanza delle istituzioni per fare cose. Ce n'è una rinnovata di cui si parlava per esempio anche già in una denuncia di un paio d'anni fa: stanno utilizzando dei sacchetti per fare delle barriere e questi sacchetti si sfilacciano e mandano tutta la plastica in mare. Ci sono di queste cose. Quella su cui noi premiamo da più tempo, il 9 agosto avevamo fatto una manifestazione proprio qui davanti al cancello, che poi magari andiamo a vedere, in cui chiediamo che almeno questo cancello qui in Piazza dei Ravennati, cioè al pontile di Ostia, il pontile storico di Ostia, venga riaperto. Era già aperto un tempo, adesso sono riusciti a chiuderlo con un lucchetto, a mettere anche un muretto in modo che non si possa nemmeno aprire il cancello, nemmeno spingendolo, una siepe al di là, e quindi questo è diventato un varco inaccessibile alle persone. Già soltanto da questa parte del litorale di Roma, perché poi Ostia è il litorale di Roma, c'è l'impossibilità di vedere il mare, cioè già non si vede il mare, l'accesso non ne parliamo. Dal pontile riusciamo a vederlo il mare, ma sembra una specie di oasi irraggiungibile. Per cui noi da questa parte, se andiamo a vederlo... Andiamo a vedere, intanto la camera woman ci segue. E quindi qua questa è il vecchio cancello, ce n'era uno corrispondente all'altro lato del pontile, che però è stato già murato, quindi hanno fatto lo stesso procedimento nel tempo. Prima l'hanno chiuso con un lucchetto, poi gli avranno messo dietro un altro muretto. Allora, e poi intanto la camera... Eccolo. Il cancello incriminato. Il cancello incriminato. Recentemente, era l'inizio di ottobre, il 6 ottobre, è venuto il sindaco Ignazio Marino a fare la sua visita a Ostia per inaugurare la pedonalizzazione del lungomare, mi viene sempre da dire la parola lungomuro, per pedonalizzare il lungomare. Noi siamo riusciti a deviare il suo percorso ufficiale, il percorso ufficiale della sua visita, per portarlo qua e fargli vedere, e lui ha risposto positivamente, così come anche il presidente del 10° municipio pare che abbia risposto positivamente all'idea di abbattere il lungomuro. Quindi anche Marino ha usato la nostra terminologia. A seguito di questo, e per appoggiare questa volontà del sindaco e della circoscrizione, quindi del municipio 10°, abbiamo poi presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Primo firmatario Riccardo Maggi, il nostro consigliere radicale al Comune di Roma, e in cui chiediamo appunto intanto l'apertura di questo e poi l'apertura e l'accessibilità del mare per il pubblico, perché ci sono chilometri di litorale che sono chiusi, sbarrati al pubblico, soprattutto nella stagione invernale che sta per cominciare, per cui non si potrà accedere al mare per chilometri. La gente che voglia farsi una passeggiata con i piedi sulla sabbia non potrà farlo. Allora, questo è il senso del nostro esposto, che diventerà anche un'interrogazione consiliare, che in questo momento presso lo stand dell'associazione Mare Libero e quindi di Radicali Roma si può firmare per sostenerlo e per portarlo come interrogazione popolare al Consiglio Comunale di Roma, sempre grazie a Riccardo che fa questo lavoro e insieme a noi, e che è uno dei primi promotori di questa iniziativa a Ostia, insieme ai compagni di Ostia, insomma insieme a noi adesso in questi ultimi anni. Ecco, questo è il senso di questa giornata, la riapertura, l'apertura di una breccia a Ostia. Noi che siamo tanto radicali in questo senso, vogliamo proprio che si rompa il muro, almeno in alcune parti di questo bellissimo litorale. Poi ho saputo, adesso se guardiamo un attimino qui com'è la situazione, che praticamente poi nella stagione, diciamo, balneare estiva più alta, questa, diciamo, in qualche modo chiusura, questa blindatura del lungomare
fa sì che molte persone che da qui vogliono accedere alla spiaggia e al mare siano in qualche modo costretti, perché per non passare da uno stabilimento che poi sappiamo, insomma, ci sono varie prebende spesso anche non molto giuste, che scavalchino questo muro, è anche pericoloso. Lo fanno durante tutta l'estate, c'è un carosello di persone che si lanciano all'estremità qua del pontile per arrivare giù, ovviamente chi è abbastanza atletico per farlo, però comunque lo stesso rischio. C'era un video realizzato dai cittadini in cui un signore metteva addirittura una bambina, poi scendeva dall'altra parte e riprendeva la bambina, cioè anche al rischio di farle far male. Un'altra cosa che mi fa venire in mente è che hanno alzato delle barriere ulteriori, queste griglie, mi sembra strano che non le abbiano almeno elettrificate, così diventava proprio una specie di campo di concentramento. E però c'è anche tanto di cartello, area videosorvegliata, come se noi fossimo, non lo so, all'interno di un CIE e potessimo soltanto vederlo, solo in questo pezzo del litorale, vedere almeno il mare, ma senza nemmeno potervi accedere. Contro tutte le leggi, contro il fatto che c'è una striscia di sabbia, che è l'arenile, che è di 6 metri, che deve essere libera e deve essere accessibile a tutti. Questo non avviene. Adesso che chiuderanno tutti gli stabilimenti, come dicevo prima, non sarà più accessibile. Un'altra proposta del 10° municipio è quella di pedonalizzare di nuovo l'area qui del litorale. Noi chiediamo, vorremmo un litorale vista mare e vorremmo che il municipio rispettasse la promessa, mantenesse la promessa che ha fatto di rendere accessibile il mare anche d'inverno a chi voglia passare, e comunque non attraverso gli stabilimenti ma attraverso varchi pubblici. Paolo, io penso che questa cosa un pochino coinvolga anche tutto il discorso un po' delle concessioni degli arenili a, diciamo, stabilimenti balneari, concessioni lunghissime, e strutture che dovrebbero essere non pesanti, non dico provvisorie, ma insomma che invece sono diventate veri e propri edifici. Sì, i gestori di queste concessioni ormai si comportano come i proprietari, l'abbiamo visto costruendo, e voglio dire, questo non è consentito da nessuna legge. L'Europa ci sta guardando in questo senso, perché insomma, a parte che in Italia già non è uguale in tutte le litorali, perché ci sono alcuni litorali verso il nord in cui l'accesso al mare è sempre libero, ci sono i servizi, ci sono gli stabilimenti che offrono servizi, cabine, sdraio, lettini e ombrelloni e tutto il resto, però l'accesso è libero e nessuno potrà mai obbligare un'altra persona a non potersi bagnare i piedi nella riva del mare. Grazie a Paolo Izzo, segretario di Radicali Roma, e in bocca al lupo per questa battaglia, lo dico anche da cittadino romano. Viva il lupo!